il caso di Ventimiglia, la situazione di Ventimiglia, ci dà tantissime informazioni su quello che è il modello dell'accoglienza in Italia in situazioni di emergenza, ma diciamo anche in generale. Cioè, il modello di Ventimiglia non è un modello nuovo, è un modello che è rintracciabile da Calais e si basa su una serie di passaggi ben definiti. Inizialmente si crea un agglomerato di persone, migranti, che non riescono a superare il confine. Quando il loro numero diventa consistente, scatta l'emergenza. All'emergenza rispondono di solito delle associazioni o dei singoli volontari che iniziano a fornire una prima assistenza ai migranti che si trovano di solito vicino al punto, al valico di confine. Successivamente, quando il numero ancora aumenta o la situazione diventa duratura nel tempo, intervengono le istituzioni, la prefettura. Allora, il disegno della prefettura, all'ultimo periodo, quello più aggiornato, cioè che è quello del Ministero dell'Interno, specifica che debbano esistere dei campi di transito, come è stato il primo fatto a Ventimiglia, cioè campi in cui non vengono attuate procedure di identificazione degli ospiti di questo campo e sono campi in teoria aperti, in cui le persone possono entrare, registrarsi informalmente, così viene detto, e le persone sono libere di accedere al campo di appunto dove sono ospitati. Quindi la prefettura arriva, ma non pone subito questo modello, in quanto potrebbe creare delle tensioni o semplicemente perché non ha ancora tutte le strumentazioni pronte per la costruzione di un campo di questo tipo. Quindi cosa succede? Iniziano i primi tavoli, i primi incontri tra prefettura, associazioni e eventualmente migranti e la prefettura propone questo campo gestito sempre negli ultimi casi della Croce Rossa, con la collaborazione da parte delle associazioni. Nel caso di Ventimiglia, la possibilità di operare all'interno del campo, sotto la direzione della Croce Rossa, si accompagna al fatto che i volontari debbano essere accreditati dalla prefettura. Quindi, la prefettura opera un controllo su chi può entrare nel campo o meno. I volontari sono una parte fondamentale del campo, e sono lì, pur sapendo di poter incappare in una situazione di controllo poliziesco del campo, però accettano questa condizione che gli viene venduta come transitoria, in quanto, questa è la maggior parte dei volontari, in quanto si convincono che è il miglior male possibile. Quindi piuttosto che farli dormire a radiarsi all'aperto, meglio il campo della Croce Rossa. Eventuali esperienze al di fuori di questo modello vengono represse, come abbiamo visto nel caso di Ventimiglia, molto duramente. Successivamente, cosa succede? Che il campo della Croce Rossa diventa quindi l'unica parte adibita ad ospitare i migranti in città, e quindi tutti i migranti che vengono trovati all'esterno del campo della Croce Rossa vengono deportati, cioè vengono portati in altre zone d'Italia. Quindi si crea necessariamente un sovraffollamento perché i campi della Croce Rossa sono sempre sottodimensionati rispetto al reale numero di persone presenti nel territorio, si crea una condizione di sovraffollamento, da lì si acuiscono le tensioni, acuendosi le tensioni come è successo a Ventimiglia, dove 400 migranti autonomamente hanno deciso di spostarsi dal campo e piazzarsi sugli scogli dei Balzi Rossi, creando poi tutto quello che avete visto con le cariche della polizia, le denunce per gli attivisti, i migranti in acqua, lacrimogeni sui turisti francesi nella spiaggia di Mentoni. Quindi quell'evento lì ha poi permesso di inasprire le pratiche di deportazione, andando poi a non nasconderle. Fino a prima dei Balzi Rossi le pratiche di deportazione erano attuate con meno frequenza, venivano pubblicizzate molto poco. Dopo i Balzi Rossi, dopo l'evento cruciale, allora si è creata l'attenzione mediatica sulle deportazioni come misura per risolvere queste emergenze che via via si susseguono e che permettono un continuo inasprimento delle condizioni di vita all'interno del campo e di controllo poliziesco sul campo. Ventimiglia non è arrivato ancora all'ultimo stadio come può essere quello di Calais, in cui
tutti i volontari sono inglobati nella struttura militare della Croce Rossa o comunque di un ente governativo, il campo è chiuso con una registrazione a Calais, sono registrazioni biometriche, quindi con le impronte digitali per poter accedere al campo, filo spinato, orari molto ferri. Quindi è un meccanismo ben preciso che vive di emergenza in emergenza e che di solito prende di sprovvista le associazioni che operano sul territorio e che sfrutta la loro buona fede o la loro ingenuità rispetto a questo processo. Quindi, se Ventimiglia ci insegna qualcosa, ci dice che la prefettura e il disegno della prefettura, che è il disegno del Ministero dell'Interno, è assolutamente opposto alle necessità dei migranti che sono sul territorio. Quindi, chiunque voglia collaborare per garantire ai migranti la possibilità di rispondere alle proprie necessità, deve per forza di cose opporsi al disegno della prefettura. Questo non vuol dire rifiutare in toto quello che si può strappare dalla prefettura. Bisogna però sempre tenere chiaro che la prefettura è in opposizione a quello che una persona che ha volontà di aiutare i migranti può fornire.